ließ als Kind nur zoomen. Er ist dann als nächste Welt sogar zoomen. Sie geht in die zweite Welt. Er ist dann als ich als Schaden in Tunne. Er ist dann als ich in Mauer und Schule. Gelähmt. Zum Namen, ich bete. C'è il Kashgar qua, cioè, sono rimasta veramente colpita, perché già che Bali non è una città, diciamo, capitale d'Italia, per dire, vabbè, è normale che troviamo un monumento così importante per la comunità armena, però qui a Bali già abbiamo fatto un passo così importante per noi. Sono molto, molto felice e spero francamente che avrò ancora la possibilità di ritornare qua a Bali, no, e non solo trovare all'ultimo, quasi gli ultimi giorni della mia presenza qua, però spero di poter essere tanto presente più tardi, perché non lo sapevo, se noi il 24 aprile saresti io con voi anche in giorni simili a inginocchiare qua davanti questo monumento e con il nostro corpo di partecipare a questa preghiera per tutti queste anime che sono andate via diciamo martiri, no? E così sono molto felice, molto orgogliosa e ringrazio il Dio che mi ha dato questa possibilità di essere stasera qua con voi tutti. I passi importanti di poter mettere questo monumento qui a Bali in una zona così, cioè, aperta a tutti, così ognuno che passa una volta almeno nella sua vita si chiederà ma cos'è questo e sapranno che è un Kashgar almeno. Bravi a tutti e grazie. Che bello, vedi, una armena di Francia, avendo dato pure due parole avanti al Kashgar, è un orgoglio pure per noi, vero? Che ne siamo persi, no? Brava Anna, brava. Bravi voi, cioè io. No. Allora, dice il poeta Nazariano, perdonare, profumare i cuori dei fiori del Calvario. Segno della croce sulla terra e sul cielo, essere fratelli, essere semplici e puri, credere, amare, credere all'armonia, ai ritmi supremi, alla giustizia dei cieli, i poveri, credere sempre, le braccia tese alle cime, vivere bene, realizzare la propria anima, la carne è nuda. E poi chiudere gli occhi di carne per aprire quelli dello spirito, essere il bacio di pace sulla bocca dei morenti e poi a nostra volta sorridere nell'ora felice della morte.